Ma sono un po' imbarazzato e un po' preso alla sprovvista, però io non posso che dire grazie per tutto il lavoro che si è fatto con l'amministrazione, soprattutto in questi anni duri della pandemia, in cui sembra che la socialità e soprattutto le prospettive future per i giovani si siano un po' rinchiuse, ce lo siamo detti tante volte. I giovani sono stati quelli che, insieme alle categorie a rischio a livello più sanitario, hanno sofferto maggiormente, e anche il clima, che adesso è ancora un po' incerto, non dà un grande respiro di prospettiva come quella che abbiamo avuto noi quando eravamo giovani e vedevamo un futuro davanti a noi chiaro e con una lunga via prospettica. A Casatenovo si fa rete bene. Questa grande casa, che adesso qui ha anche qualche muro in più, in realtà è una comunità educante territoriale che funziona, quindi Casatenovo fa ben sperare. Da questo punto di vista, secondo me, Casatenovo è un territorio che per i giovani dà tanto, l'associazionismo, il mondo dello sport, solo per citarne due, la dicono lunga, e l'impegno dell'amministrazione comunale questi anni, tanti servizi anche che hanno coinvolto i giovani. Ne cito uno che secondo me è stato bellissimo, quello della spesa a domicilio durante il lockdown, che abbiamo fatto in collaborazione amministrazione, pastorale giovanile, Caritas, Protezione Civile. Se non ci fosse stata questa grande casa già abitata, non l'avremmo potuto fare così dal nulla. Ma la speranza è che davvero la via è aperta e questa casa, questa comunità territoriale ha dei meccanismi che funzionano e reggono per i giovani. Quindi, al di là dell'imbarazzo, come vedete, dei preti quando prende in mano il microfono e inizia, ci sono più, però grazie in particolare al sindaco per l'augurio di questa nuova avventura che inizierà fra qualche mese. Grazie. Locali di sopra, perché stanno attrezzati, l'ascensore, la scala e tutto il resto. Ci poi uscendo se è fresco prima del viaggio. Ecco, quindi potete poi fermare al fresco e chi vuole nel parco centrale del viaggio.